dark study of coal. You are all the children of coal mining, of the men who have labored hard to get this mineral out of the earth. And you know how difficult and dangerous this work. Siamo nella scuola di una piccola città di minatori negli Stati Uniti. Oggi la lezione ha per argomento il carbone. Il tema non è nuovo per questi ragazzi. I loro padri e fratelli sono minatori. In questo momento stanno lavorando sotto terra. So we think first of the coal that is burned in fires to make heat. Fires burning in small stones like the one in our school, where we burn only a few pieces of coal each day. And fires burning in huge furnaces, which burn many truckloads of coal each day. Questo pezzo di carbone, c'è tutta una storia intorno a un pezzo di carbone. We have seen the coal car behind the locomotive. We know how the firemen shovel the coal out of fire to keep the train moving. Nasce un pezzo di carbone. Una perforatrice attacca una nuova parete. Il carbone viene alla luce e si avvia per il suo lungo viaggio. Dopo giorni e giorni, la nave si avvicina alla sua meta, un porto italiano. Il pezzo di carbone ha compiuto la sua prima tappa. In altri porti lo scarico avviene con mezzi modernissimi e imponenti. Le penne dalla capacità di molti quintali raccolgono il carbone direttamente dalle schive e lo scaricano nei depositi e sui carri ferroviari. A tutto gennaio 1949, nel breve periodo di 8 mesi, il piano Marshall ha importato in Italia 4 milioni di tonnellate di carbone, una media di 2 navi al giorno.
molte volte il primo impiego è estremamente pratico. Nei porti il carbone si smista. Prima in un grande deposito, dove viene diviso e ammucchiato secondo le sue caratteristiche e le sue destinazioni. Queste mattonelle sono polvere di carbone pressata e sono destinate a finire nelle caldaie delle locomotive. Tanto importante è il carbone che questo deposito ha una durata di pochi giorni. Guai se non fosse continuamente rifornito. Il carbone viene avviato verso le fabbriche. Una grande quantità affluisce alle officine del gas. Viene distillato. Dal processo di riscaldamento al di fuori del contatto dell'aria, una parte resta solida, il coke, usato per il riscaldamento, per la industria siderurgica, particolarmente per la produzione di ghise e di acciai speciali e per l'industria chimica. Questi impianti si producono concimi azotati per le colture agricole. È il carbone che ritorna alla terra che l'ha generato sotto forma di fertilizzante. Un pezzo di carbone. Ecco cosa può derivarne. Gas. Carburo. Medicinali. Naftalina. Coloranti. Materie plastiche. Nylon. Questa è la storia di un pezzo di carbone, una storia lunga e difficile, come una vita umana. Pensate a quanti uomini in tanti paesi hanno lavorato e sudato per far sì che questo pezzo di carbone arrivasse fino a noi insieme a milioni di altri pezzi uguali. Essi sono necessari alla nostra vita come il cibo, l'acqua, l'aria. Quegli uomini nelle miniere, sulle navi, nei treni, parlano un'altra lingua. Hanno altre abitudini. Le loro case sono diverse da questa. Ma la loro fatica è per il bene di tutta l'umanità. Forse questo pezzo viene dall'America. Nonno, cos'è l'America? È un paese molto, una sola famiglia.